questi 10 finalisti competeranno per ottenere l'ambito titolo di Best in Show per questa giornata espositiva, Esposizione Internazionale Canina di Parma. Signore e signori, siamo pronti per i 10 raggruppamenti ufficiali. Tornando nella postazione di chiamata, colgo ancora l'occasione per ringraziare lo sponsor principale della manifestazione, Royal Canin Italia, e per ringraziare il pubblico e gli espositori che sono qui con noi da questa mattina. Signore e signori, il primo raggruppamento ad essere giudicato è il raggruppamento dei cani da pastori e bovari, esclusi i bovari svizzeri. Giudice del primo raggruppamento, dall'Ungheria, András Koroc. Welcome and thank you for being here with us. Ed ecco a voi il cane da pastore maremmano abruzzese. Ringraziamo i nostri amici fotografi. Faccio un balletto? Direi di no, grazie. Cane da pastore tedesco a pelo corto. Cane da pastore maremmano abruzzese. Antico cane da pastore inglese. Birdek e pastore della Brie. Cane da pastore tedesco a pelo lungo. Cane lupo di Sarlos. Pastore australiano. Australian cattle dog. Rough collie. Smooth collie. Cane da pastore della Bus. Schweizer Weiss, pastore svizzero bianco. Pastore belga Ter Vuren. Bovaro del Padre. Pumi. Welsh Corgi Cardigan. Skipperke. Welsh Corgi Cardigan. Ricordo nuovamente che il double handling è vietato, è severamente vietato chiamare i cani da bordo ring per regolamento internazionale. Welsh Corgi Pembroke. Pumi. Pastore scozzese a pelo lungo. Australian cattle dog. Australian shepherd. Riad. È tutto per il primo raggruppamento. Un grande applauso agli altri soggetti delle razze da pastore, razze caratterizzate da un fortissimo legame con l'essere umano, estremamente addestrabili ed obbedienti. Cane da pastore della Brie, razza di origine francese della regione della Brie, stessa regione dove viene prodotto il formaggio morbido ricoperto di fecola di patate.
razza da pastore antichissima, già presente con questa tipologia in epoca medievale, razza addestrabile ai più svariati compiti, oltre ovviamente a quello della conduzione del bestiame. Ottimo conduttore, ottimo compagno, è il cane da pastore scozzese a pelo lungo, la razza a cui apparteneva la star della cinematografia e della televisione Lassie. Lassie è il nome proprio del soggetto, significa ragazzina in gaelico. Lo vediamo nella colorazione Blue Merle. Rimaniamo nel Regno Unito, ma dalla Scozia ci spostiamo a sud-est per arrivare in Galles. Dove si è originata la razza del Welsh Corgi Pembroke. Si dice che il Welsh Corgi sia un dono delle fate e dei folletti agli abitanti del Galles per la gestione dei bovini riottosi. Per la gestione delle grandi greggi e mandrie australiane serviva un cane molto resistente al clima torrido dell'outback australiano. Si è pensato quindi di fondere nella stessa razza le caratteristiche di tutti i cani da pastore britannici, la resistenza alla corsa prolungata del dalmata e la resistenza del cane selvatico australiano, il dingo, per creare la razza dell'Australian Cattle Dog. Australiano nel nome, ma americano come creazione e riconoscimento, è il pastore australiano. Diciamo che in realtà abbiamo a che fare con un pastore di origine spagnola, infatti basca per l'esattezza. Questa razza ha seguito la migrazione degli allevamenti delle pecore di razza Merinos, quelle che producono la lana più fine al mondo. Dai Paesi Baschi è arrivato nel Regno Unito, dal Regno Unito all'Australia, dall'Australia alle nazioni occidentali degli Stati Uniti, dove è stata fissata la razza Australian Shepherd. Razza magiara è quella del ungherese. È la stessa cosa, è quella del Pumi, piccolo pastore, conduttore del gregge, alta addestrabilità, indicato anche per svolgere attività sportive quali l'agility, l'obedience e tutto ciò dove è richiesto una grande addestrabilità e una grande obbedienza al conduttore. Ed eccoci quindi pronti per chiamare il podio il primo dei finalisti del raggruppamento dei cani da pastore, quindi a premiario il consigliere del gruppo cinofilo parmense Luca Piazza, insieme al nostro giudice Andras Koroc. Terzo posto per Australian Shepherd. Secondo posto per Australian Cattle Dog.
e dopo due razze provenienti dalle colonie, non poteva che vincere una razza britannica, anzi gallese, Welsh Corgi, Pembroke. E abbiamo il primo best in group dal cane da pastore Bovary, che saranno rappresentati dal Welsh Corgi Pembroke.